Buonasera gentili telespettatori e benvenuti alla consueta edizione serale di Prima TG. Tra stasera e domenica Draghi potrebbe salire al Quirinale, sciogliere la riserva e dar vita a un nuovo governo. Ieri il sì anche dagli iscritti del Movimento 5 Stelle. Di Battista annuncia che lascerà il movimento, su cui aleggia lo spettro della scissione. Conferma dell'appoggio a Draghi anche dalla direzione del Partito Democratico. Abbiamo indicato con grande chiarezza quali sono i nostri progetti, le nostre idee, i nostri valori al professor Draghi. Ora aspettiamo e ci rimettiamo nelle mani del professor Draghi e del presidente Mattarella per quella che sarà poi la squadra di governo. La cosa positiva è che il Partito Democratico è unito ed è in campo per sostenere questa nuova sfida. Queste le dichiarazioni del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. Coesione è la parola che Mario Draghi pone come fondamento per la formazione del suo governo. Circola infatti la voce di un colloquio tra Draghi e Conte e aumentano i rumors su un possibile ingresso del premier uscente nel governo, da ministro degli esteri o superministro della transizione ecologica. È questa la prima giornata dedicata da Draghi alla composizione della squadra, insieme alla prosecuzione del lavoro sul programma in vista del discorso sulla fiducia in Parlamento, che si ipotizza possa essere fissato per martedì, se non questo stesso lunedì al Senato e il giorno dopo alla Camera. I cardini sono stati indicati dall'ex presidente della Banca Centrale Europea nell'intervento al Quirinale dopo aver ricevuto l'incarico e i dettagli nelle consultazioni. Il primo punto è l'uscita dall'emergenza Covid a partire dall'accelerazione della campagna di vaccinazione sul modello inglese. Solo così si potrà avviare la lenta ripresa. Draghi pone al centro dell'azione del suo nascente esecutivo i giovani. Per dar loro una prospettiva di lavoro è cruciale il rilancio dell'economia, ha spiegato agli interlocutori. Questo sarà possibile solo attraverso il recovery plan. Puntuale il bollettino Covid in Italia divulgato dal Ministero della Salute. Sono 13.908 i nuovi casi nelle ultime 24 ore su 305.619 tamponi, mentre 316 sono i morti. Calano invece i ricoveri ordinari, sono circa 206. E le terapie intensive sono giunte a meno 31. Il tasso di positività scende al 4,5%. Diverso invece è l'andamento epidemiologico in Campania, che registra 1.637 nuovi casi, di cui 139 identificati da test antigenici rapidi, 1.430 gli asintomatici e 68 i sintomatici. Il totale dei tamponi effettuati è di 18.393, di cui 3.125 antigenici, mentre 15 sono i decessi, di cui 10 deceduti nelle ultime 48 ore e 5 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. Il report invece dei posti letto di terapia intensiva disponibili è di 656, di cui occupati 106, e infine 3.160 i posti letto di degenza disponibili. Passiamo ora al divieto di mobilità tra le regioni, che potrebbe essere prorogato con il plauso dei governatori, già nelle prossime ore, almeno per qualche altra settimana, grazie ad un nuovo decreto-legge che potrebbe approdare nelle prossime ore in un Consiglio dei Ministri costruito ad hoc. E le piste da sci sono pronte a partire dal 15 febbraio con ingressi scaglionati. Resterebbero quindi limitate al turismo di prossimità e ai proprietari delle seconde case. Oltre alla proroga dello stop alla mobilità, i territori guardano già oltre la scadenza dell'attuale DPCM, tra una ventina di giorni. Sul nuovo provvedimento, che porterebbe la firma di Mario Draghi, i governatori chiedono di valutare possibili e graduali riaperture, come per il cinema, le palestre e i teatri, con ingressi ovviamente contingentati. Il limite potrebbe essere protratto al 5 marzo, che corrisponde alla data ultima in cui l'attuale DPCM è in vigore, allineando così tutte le scadenze sulle misure restrittive per l'emergenza Covid. Al momento però non si può escludere anche l'ipotesi di un provvedimento ponte, più breve e valido soltanto per una decina di giorni, in attesa dell'insediamento della nuova squadra di ministri. Al di là degli scenari all'orizzonte del prossimo esecutivo, in queste ore i risultati del prossimo report dell'Istituto Superiore di Sanità, è quasi certo, decreteranno il ritorno di Toscana e Abruzzo alla fascia arancione, attualmente già assegnata ad Umbria e Sicilia.
Al contrario, il governatore campano Vincenzo De Luca chiede misure straordinarie per questo weekend, nel quale appunto avremo carnevale e la festa di San Valentino, per contenere ovviamente gli assembramenti. Un caso a parte invece è rappresentato dall'Umbria, che rischia purtroppo di diventare rossa, mentre potrebbero aumentare le mini zone rosse disposte per contenere il dilagare di nuovi diversi ceppi del virus. Ci risulta che alcuni medici liberi professionisti under 55 hanno comunicato alle ASL che non si vaccineranno con AstraZeneca perché ritengono che non sia confacente al loro rischio professionale. A dichiararlo è il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, Antonio Maggi. Pur condividendo che rispetto a questa categoria sia di maggior copertura il Pfizer, come ordine abbiamo fatto in modo che i liberi professionisti venissero censiti per essere vaccinati. Abbiamo raccolto 13.000 adesioni e trasmesso dati alla Regione che le ha inviati alle ASL. AstraZeneca prevede di produrre questo mese oltre 100 milioni di dosi del suo vaccino, sviluppato insieme all'Università di Oxford, e di arrivare a produrre oltre 200 milioni di dosi al mese entro aprile. Lo ha detto l'amministratore delegato della società, Pascal Soriot. Importanti invece le comunicazioni sulle scuole ad Avellino. Ascoltiamo dunque il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Ho appena firmato l'ordinanza con la quale ho disposto per domani la chiusura di tutte le scuole cittadine. Stamattina ci è pervenuta una comunicazione relativa all'allerta meteo per domani. Quindi ho reputato necessario provvedere alla chiusura di tutti gli istituti scolastici cittadini per evitare rischi per i nostri ragazzi. Colgo l'occasione anche per preannunciarvi la proroga della mia ordinanza relativa alle scuole superiori, quindi per almeno un'altra settimana si continuerà con la DAD, ma c'è anche una buona notizia: partirà a breve lo screening per i docenti e per il personale ATA, e allo stesso tempo il Comune è disponibile ad effettuare anche i tamponi rapidi agli alunni delle scuole superiori. Come ho sempre detto, le lezioni riprenderanno in presenza solo quando avrò la garanzia che non ci sono rischi per i nostri ragazzi. L'Andrangheta fa sempre più affari al nord, ma per poter conquistare sempre più spazi nell'economia ha oramai da tempo vestito un abito nuovo e presentabile, e si è inabissata preferendo avere tra le mani penne per siglare contratti piuttosto che pistole. Anche a Parma, con questi modi silenti, si erano inseriti nel tessuto imprenditoriale pensando di non dare nell'occhio. Invece l'anticrimine della polizia e la Guardia di Finanza, dopo un lungo lavoro, hanno eseguito un ingente sequestro patrimoniale. Sotto sigillo sono finite numerose società, beni immobili e mobili, oltre ai conti correnti, per un valore complessivo di oltre 13 milioni di euro, riconducibile all'imprenditore 53enne Franco Gigliotti, con interessi soprattutto nell'impiantistica industriale, sia come titolare sia come socio di numerose imprese con un ingente volume d'affari, che in larga parte hanno sede in Emilia-Romagna. Per gli inquirenti, Gigliotti, già condannato in altri processi, è il punto di riferimento della consorteria andranghetistica cirotana, tanto da divenire a essa organica, e risulta sostanzialmente assumere il ruolo di finanziatore del sodalizio mafioso, mettendo a disposizione dell'organizzazione criminale per il perseguimento degli interessi del sodalizio le proprie risorse economiche, oltre che le proprie attività imprenditoriali. Tra le accuse mosse gli c'è anche quello di aver assunto all'interno delle proprie aziende delle persone selezionate dal direttorio della Cosca, ciò anche a scopo di proteggere l'attività imprenditoriale da pressioni eversive di altri clan. Sotto sigilli sono finiti anche una ventina di immobili a Parma, alcuni a Riccione e all'Isola d'Elba, numerosi terreni e immobili nel Crotonese e poi società e quote di partecipazione societarie, sia a Parma che in Calabria. Oltre ai conti correnti bancari, autovetture e motoveicoli per un valore complessivo che supera i 13 milioni di euro. Nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio di Caserta, con il bollettino del 12 febbraio a cura dell'ASL locale. Si evidenziano 183 nuovi positivi, cui si aggiungono 181 guariti e nessun deceduto.
I tamponi processati sono stati 1.836 per un tasso di incidenza che sale leggermente arrivando al 9,9%. Maddaloni torna in cima per un numero di contagi con 226 casi, Caserta scende fino a 214 casi, seguita poi da Marcianise con 164. Il commissario straordinario di Sessaurunca, Andrea Cantadori, in vista del periodo di Carnevale di San Valentino, ha disposto con l'ordinanza commissariale numero 4 alcune limitazioni. Anzitutto il divieto di assembramento su tutte le strade. È fatto inoltre obbligo a tutti di utilizzare protezioni alle vie respiratorie, soprattutto negli spazi di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici come piazze, slarghi o vie, ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti, anche di natura spontanea o occasionale. Nei giorni settimanali di venerdì, sabato e domenica è vietata la sosta con veicoli nelle piazze 20 settembre e Tiberio dalle ore 18 alle ore 24. Nelle giornate del 14 e del 16 febbraio è vietato ai pubblici esercizi e agli esercizi commerciali del territorio comunale di somministrare e vendere per l'asporto, se non nella modalità di vendita con consegna al domicilio, dalle ore 18 alle ore 5. È vietato poi su tutto il territorio comunale ogni manifestazione, sfilata o corteo. È vietato poi intrattenersi in tutte le piazze principali della città dalle ore 18 alle ore 5, comprese Piazza 20 Settembre, Piazza Tiberio e la Villa Comunale. È fatto poi divieto ai minori di anni 18 di stazionare nelle piazze e nelle strade pubbliche se non accompagnati da persone adulte, sempre dalle ore 18 alle ore 5. Infine è vietata la vendita e l'utilizzo nelle pubbliche vie di bombolette spray, schiuma carnevale e petardi di ogni genere. Concludiamo ora con il calcio. Siamo alla vigilia del big match della 22esima giornata di Serie A. Al Maradona in campo Napoli e Juventus. Gli azzurri cercano una vittoria per uscire da un periodo complicatissimo dopo l'eliminazione in Coppa Italia. Gattuso si gioca quasi tutto contro i bianconeri e dovrà farlo con tante assenze. Ai noti, Manolas, Mertens, Koulibaly, si sono poi aggiunti Isai e Demme. Bianconeri invece senza Arthur e Dybala, anche Bonucci e Ramsey sono in dubbio. Ad analizzare il match il tecnico bianconero Andrea Pirlo. Napoli-Juve è sempre una grande partita, ci sarà grande tensione per l'importanza dei tre punti in palio. Mi aspetto una gara simile a quella di Supercoppa. Noi veniamo da un buon momento, loro un po' meno, ma la posta in palio si farà sentire. Non guardiamo le squadre che ci stanno dietro, ma quelle che stanno davanti. L'obiettivo è vincere per noi stessi, non per eliminare il Napoli dalla corsa a scudetto. Gattuso? Fa parte del nostro lavoro, può capitare di essere mandati via. Le partite sono tutte importanti, può capitare che ci siano momenti difficili. Il nostro obiettivo però è sempre quello di far bene, di cercare di vincere le partite, poi può succedere di tutto. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.